Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Io sono Christian, fotografo e filmmaker, e oggi parliamo di DaVinci Resolve. Nello specifico voglio insegnarvi come fare uno slow motion con clip girate a 24/25 frame al secondo. Per chi come me magari ha una videocamera che fa massimo 4K a 30 fps, come la EOS R, e magari vuole tirar fuori il miglior file possibile dalla camera e girare in slow motion, con DaVinci c'è un trucchetto che ci permette di fare questa cosa qua. Prima di iniziare però, se non siete iscritti al canale, vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella per restare aggiornati su tutti i contenuti che pubblico, anche se devo dire in questo periodo non sono tantissimi, però quelli che ci sono belli, quindi iscrivetevi al canale, seguitemi sui social se volete vedere un po' di dietro le quinte di shooting, video, cose. Ma tornando a noi, cosa voglio insegnarvi oggi? Voglio farvi vedere come funziona l'optical flow di DaVinci Resolve. Non è nient'altro che un'intelligenza artificiale che va ad analizzare il nostro video girato ad esempio a 24-25 fps e praticamente elabora, duplica e crea nuovi frame così da permetterci uno slow motion fluido e pulito. Ma si sta più a spiegarvelo così a parole che non a farvelo vedere. Quindi andiamo su DaVinci e vi faccio vedere come funziona l'optical flow. Ok ragazzi, adesso come vedete ho importato questa clip di un matrimonio, questa qua, che è stata girata a 24-25 frame al secondo, non mi ricordo. Come vedete è una bella clip, pulita, insomma niente di pazzesco, però se noi proviamo a fare un rallenti di questa clip qua, ad esempio del 50%, come vedete giustamente va tutta a scatti, ok? Per fare questa cosa qua ci bastano veramente due click. Allora, come vedete io ho cambiato la velocità da qua perché mi è molto più comodo, insomma, se devo cambiare a tutta la clip, quindi questa è già una cosa che può servire e può essere insomma rapida come cosa. Dopodiché, se andiamo sull'ultima opzione, Retime and Scaling, nella prima tendina Retime Process andiamo a selezionare Optical Flow, ok? Dopodiché in Motion Estimation andiamo a selezionare Speed Warp. Adesso io non so se me la farà vedere perché... No, infatti non parte nemmeno perché ho un milione di programmi aperti, ma ve la esporto velocemente. E questa è la clip esportata in slow motion con l'optical flow. Quindi, come potete vedere, uno slow motion perfetto. Bene ragazzi, per questo video era tutto, spero vi sia stato utile e soprattutto di avervi mostrato qualcosa di nuovo che non sapevate. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace, che aiuta un sacco con l'algoritmo di YouTube e mi permette di far vedere questo video a più persone, quindi aiutate anche il prossimo. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate qualche commento sotto per farmi sapere cosa ne pensate di questo tipo di video. Noi ci vediamo alla prossima. Peace.